Io direi che mh, poi la, la vicepresidente interverrà dunque per ultima con eh, questo breve tempo che abbiamo a disposizione e il numero di importanti relatori forse ci conviene cominciare e i saluti saranno i saluti alla, alla fine del, del panel. <coughs> il tema, come vedete, è di enorme importanza per la Regione, per i cittadini, per tutti gli italiani. E le, e le analisi che avremo l'occasione di ascoltare in questo panel sono eh, importanti in sé e importanti per il tema. Quello che abbiamo visto fino adesso succedere è probabilmente ancora poco, non voglio metterla giù dura. Ma insomma, se Watson sta imparando la medicina, è possibile che oltre a mettere in gioco la, le imprese farmaceutiche, gli ospedali. Uh, le aziende che fanno device per uh, mantenere monitorato il battito cardiaco, uh, le start-up che fanno nuove tecnologie per l'analisi, per uh, la distribuzione uh, innovativa di farmaci, la ricerca scientifica sulla genetica, la, le nanotecnologie che servono per distribuire farmaci. Insomma, uh, sta succedendo, uh, abbiamo di fronte a noi fenomeni produttivi proattivi, molto rilevanti. D'altra parte la domanda di salute cambierà senz'altro con eh, la longevità, che si, la durata della, della vita che si allunga. Eh, il, ah, ecco, per cui abbiamo recuperato il. Prego, prego, se, se vuole. Ehm, la durata della vita che si allunga significa anche che nell'ambito eh, degli, degli sforzi. Buongiorno gli sforzi che facciamo per eh, prevenire e garantire la salute, una parte del budget, perché poi a questo ci dobbiamo alla fine eh, riferire che è la parte che va alla eh, cronicità, al mantenimento di una qualità della vita per le persone che man mano diventano più anziane, diventa sempre più grande e, e la eh, cura di per sé diventa eh, proporzionalmente più piccoli. I cambiamenti, quindi, eh, anche lì c'è innovazione, c'è quello che si dice telemedicina, ci sono una quantità di fenomeni giganteschi. Prepararsi a questo implica un coinvolgimento dei cittadini, delle autorità, degli esperti, delle, dei tecnologici eh, straordinario. C'è chi eh, vede in tutto questo una grande opportunità perché la cura è il la comunicazione cominciano a diventare parti eh, eh, attive e connesse integralmente eh, da pensare. C'è bisogno di capire quali sono gli effetti e di studiare scientificamente che cosa significa questo dal punto di vista della qualità del, del, del lavoro che facciamo per la salute. Quindi di tutto questo avremo dei flash perché Appunto, ci siamo messi d'accordo che ciascuno dei nostri relatori abbia tipo un pitch, tre minuti da, per, per, con i quali dare il focus del suo sforzo, del suo contributo in questo grande contesto e poi ci sarà circa un quarto d'ora per una interazione, se questo vi eh, interesserà alla fine del panel. Ma eh, cominciamo con eh, i saluti e la visione di Carla. Casciari, che è vicepresidente della regione. Prego. Grazie. vi eh, porto, oh, <ride> porto i saluti della presidente Catiuscia Marini. Eh, Questo è un panel che ci riguarda un po' da vicino come istituzione eh, regionale, perché appunto si parla di come interpretare poi. Eh, un nuovo, un nuovo me mezzo di comunicare con eh, i cittadini e eh, la salute. E, mh, la Regione Umbria, come molte regioni italiane, anche grazie a, a linee di intervento specifiche dei fondi comunitari, ha fatto uno sforzo grande in generale per eh, appunto, eh, pensare in modo molto più smart eh, e quindi anche organizzare le città e i servizi per i cittadini. Eh, la Regione Umbria eh, ha strutturato come altre regioni l'agenda digitale capofila eh, del tavolo nazionale e anche le nostre aziende ospedaliere si stanno un po' così, eh, stanno guardando con, nuove, eh, con nuovi, eh, nuovi mezzi, ma anche nuovi linguaggi, i servizi alla persona e le risposte. Eh, L'ospedale, in particolare, è l'azienda più grande, l'azienda ospedale di Perugia, che è un'azienda eh, anche universitaria sta strutturando, eh, ha strutturato a parte telemedicina, quindi una rete con gli ospedali periferici per alcune specialità, eh, anche eh, per la prima volta servizi dedicati. Nostri, in una delle nostre ASL, i pazienti ricevono direttamente intanto i referti a casa, la possibilità di fare prenotazioni online. Questo per noi che siamo per esempio, qualcuno lo accennava, sento, ho sentito il relatore. Una regione molto vecchia dal punto di vista anagrafico, nel quale il digital divide è molto forte, eh, quindi, da una parte, eh, appunto, eh, magari popolazione molto più disponibile, dall'altra, un gap digitale importante che nella strutturazione di questi servizi ci pesa anche molto sui territori. Eh, devo dire che abbiamo anche una rete di farmacie pubbliche e private molto. Molto molto attiva e questo ci facilita proprio arrivare all'utente. Eh, L'Azienda Ospedale di Perugia poi si sta strutturando anche, appunto, con eh, siamo una regione, l'unica regione italiana, credo che al momento della richiesta delle carte d'identità può scegliere di fare donazione degli organi, quindi c'è un collegamento diretto tra anagrafi comunali, eh, telematico e eh, Azienda Ospedale, da centri di riferimento eh, per i trapianti, c'è un'apposita pagina Facebook. E abbiamo eh, messo in piedi da pochissimo un'app che si chiama HFM, eh, Health for Migrant, che è un'app eh, che con uno spin-off con l'Università degli Studi di Perugia, precisamente con sociologia, eh, assisterà, noi siamo una popolazione che ha anche un forte tasso di immigrazione, la seconda dopo l'Emilia Romagna, assisterà ai nostri eh, stranieri che sono presenti nel territorio regionale eh, con... Uh, oltre a una app uh, tradotta in diverse lingue, ma anche una mappatura, con una georeferenziazione dei servizi territoriali che gli consentirà di essere più vicini e di orientarsi meglio uh, nei servizi. Uno sforzo l'abbiamo fatto, ne dovremmo fare certamente tanti altri e soprattutto dall'altra parte compensare Digital Divide, lo stiamo, eh, eh, lo stiamo facendo anche con una legge regionale sull'invecchiamento attivo che ci permette di portare informazioni, soprattutto i over 65. Grazie, sì, quindi come vedete il ragionamento è complessivo eh, ed è questo l'importante per impostarlo per eh, guardare a questa eh, visione complessiva del discorso. Partiamo eh, da Lella Mazzoli dell'Università di Urbino che ha guidato una lunga ricerca su chiamata e-health, comunicazione e tecnologia per la salute del cittadino connesso, sperando che il cittadino connesso siano sempre più tutti. Prego. Grazie. Beh, sì, il lavoro che noi abbiamo fatto più specificamente riguarda il fascicolo sanitario elettronico. Poi abbiamo ospitato in questo numero della rivista tutta una serie di esperienze fatte da persone che sono qua presenti, che raccontano proprio la modalità e le tipologie di connessione con il cittadino. L'idea di avere una tesserina simile al nostro bancomat che contiene tutti i dati della salute è considerata da una parte un attacco alla privacy e dall'altra parte invece una grande opportunità per il cittadino. Noi raccontiamo in questa ricerca quale sia la funzione del fascicolo sanitario, ma soprattutto raccontiamo alla nostra ricerca che cosa si fa in Italia. In Italia c'è un divide altissimo, sconvolgente. Ci sono oggi soltanto due regioni che possono dire di aver attivato, comunque di aver iniziato ad attivare il fascicolo sanitario elettronico. Queste due regioni sono l'Emilia-Romagna e la Lombardia. Per il resto stiamo lì a guardare che cosa succede. La nostra indagine comunque ha un, un valore nazionale perché ha indagato 146 aziende eh, sanitarie, 66 aziende ospedaliere e 26 istituti di ricerca avanzati. Questo vuol dire che abbiamo battuto a tappeto l'Italia. Quello che emerge chiaramente è il divide che è tecnologico, culturale, politico ed amministrativo. Beh, se mettete tutti insieme, tutti, li mettete tutti insieme capirete bene che se noi usciamo da Perugia e andiamo in un paese qua vicino potremmo non avere la comprensione dei nostri dati. Questo è un aspetto davvero straordinario e mette in difficoltà. A questo ragionamento del fascicolo sanitario elettronico, cioè l'idea di avere una tessera magnetica che contiene tutti i nostri dati di salute, che sono di proprietà del cittadino, io ci tengo questo sottolineario perché il problema della privacy qui è importante, ma non facciamoci ingannare dal fatto di tutelare eccessivamente la privacy per la paura di chissà che. Ma qui su questo argomento io non entro, sono un sociologo e l'idea è quella di capire come può avvenire la comunicazione. E a questo fascicolo sanitario elettronico dovrebbero collegarsi tutti gli altri strumenti di connessione, le app per esempio, i social network, per esempio, per far sì che il cittadino possa avere davvero uno strumento per il proprio vantaggio di salute. Questo poi se ci sarà il tempo entro nello specifico del, del tema del fascicolo sanitario elettronico, ma questo secondo me è l'aspetto centrale a vantaggio del cittadino e dovremmo tutti avere una conoscenza, una competenza maggiore. E qui, anche su questo, eh, credo che ci siano in questo panel persone che possono dire la loro, avere competenze e conoscenze per poter affrontare questo tema che è un beneficio di tutti noi, sia dell'amministrazione ma soprattutto del cittadino, che è l'argomento di cui mi occupo maggiormente, perché il centro e il perno è proprio il possedere i nostri dati e poterli mettere a disposizione per avere una qualità della vita migliore. Grazie Lella, bravissima per il tempo e per la chiarezza. Come vedete poi se abbiamo il tempo dobbiamo approfondire. Qui c'è per esempio il tema dell'architettura con il quale facciamo questo lavoro di eh, raccolta in fascicoli personali di proprietà de dei cittadini o comunque sotto il controllo dei cittadini sui loro dati e che però sono interoperabili e servono a tutte le eh, componenti del sistema sanitario. Al centro a Roma stanno lavorando su una nuova architettura delle relazioni complessive, complessive tra il cittadino e la pubblica amministrazione, lo Stato e quant'altro e su questa materia che è particolarmente importante a livello regionale ci sarà eh, da, da discutere, da vedere che cosa eh, verrà deciso per coordinarsi, ridurre i costi, aumentare la qualità del risultato. Eh, uno dei eh, temi eh, di, di, di tutto questo è, come vedete, il cittadino, il cittadino, che eh, a sua volta eh, usa i social network, si connette con gli altri, accede a informazioni più o meno eh, corrette e controllate e ehm, nel farlo partecipa con la sua comunicazione, con le cose che dice, con l'informazione che riceve e che trasmette al sistema vero e proprio della, della sanità. Alber, Alessandro Lovari, Università di Sassari, ha contribuito con il suo lavoro a conoscere meglio questo aspetto, eh, lo trovate anche questo nella ricerca guidata da Lella Mazzoli. Alessandro. Grazie. Eh, sì, con, uh, con la nostra ricerca um, noi abbiamo cercato di, di capire l'importanza dell'utilizzo dei social media, in particolar modo dei social network site nelle dinamiche comunicative e relazionali tra eh, organizzazioni sanitarie, cittadini, pazienti e medici. Eh, nel fare questo abbiamo attivato diverse indagini. Quella che trova spazio all'interno di questo numero della rivista Sociologia della Comunicazione è una, una prima ricerca sulla quella che io chiamo la colonizzazione e la domesticazione dei social media nelle aziende sanitarie eh, locali. Quindi ci siamo soffermati soprattutto su questo aspetto, una ricerca che si è strutturata in tre fasi. In una prima fase abbiamo mappato la presenza all'interno delle ASL italiane di, delle principali piattaforme social come Facebook, Twitter e YouTube. In una seconda fase abbiamo fatto un'analisi dei contenuti per individuare quali fossero le principali... Strategie comunicative adottate, quali contenuti postati dalle organizzazioni sanitarie di tutta Italia all'interno delle loro bacheche Facebook. Abbiamo privilegiato Facebook in quanto ci interessava capire se questi mezzi fossero utilizzati eh, dalle ASLE, in generale, e dalle amministrazioni pubbliche, che è un tema che a me è molto caro. Uh, solamente come comunicazione unidirezionale oppure come spazi di comunicazione pubblica conversazionale di sviluppo di un engagement con il cittadino. La terza fase, sicuramente più interessante, a complemento delle altre, è stata quella di intervistare i direttori generali delle ASL oppure coloro che gestiscono la comunicazione all'interno di queste organizzazioni per capire quali fossero le implicazioni manageriali dell'entrata e dell'adozione della, del, dei social media all'interno del flusso della comunicazione istituzionale e capire le opportunità, le criticità legate all'uso o al non uso di questi strumenti nel dialogo con i media e con i cittadini. Eh, la rivista riporta alcuni dati che sono legati a questa attività di questo osservatorio che abbiamo istituito all'interno dell'Ateneo Turritano. Eh, io ho cercato di portarvene i dati nuovi proprio in occasione del festival che fotografano una situazione in cui Circa un terzo delle ASL italiane è presente eh, sui principali social network Facebook, YouTube e Twitter. Di questa la piattaforma maggiormente utilizzata per la comunicazione istituzionale risulta essere YouTube, che anche nelle interviste fatte ai direttori generali viene vista come spazio pilota di sperimentazioni e anche di pratiche di ufficio stampa che devono essere riportate su altri mezzi in una logica di multicanalità. Eh, seguito da, da Facebook sono 33 le ASL italiane. La rilevazione al dicembre del 2014 che hanno presenze istituzionali. Questo non vuol dire che non ce ne sono altri tipi. Eh, ad esempio ci sono moltissime quelle che noi abbiamo etichettato come subunit, cioè eh, veri e propri progetti. Penso al CERT, penso ai centri antifumo. Quindi l'amministrazione diciamo eh, sta anche aprendo nuove interfacce. Non come istituzione a livello centrale, a livello generale, ma anche come singoli progetti di promozione della salute. Eh, e questo rientra all'interno di questo concetto che Ines dell'Università di Syracuse chiama la sperimentazione intraprendente, dove spesso si sviluppano eh, diverse effervescenze social da dentro l'amministrazione. Segue Twitter con 28. Sull'analisi del contenuto, eh, e questo è un dato in crescita, dal primo semestre 2018. Uh, do, 13 quando abbiamo iniziato la rilevazione è un dato in crescita. Analizzando i contenuti, le ASL uh, postano principalmente contenuti tipo informativo unidirezionale. Uh, si promuovono eventi, si promuovono attività, servizi, quindi ancora non si viene a creare, diciamo, uh, ci sono degli elementi di vivacità che abbiamo notato in queste quattro rilevazioni, ma ancora la comunicazione è molto broadcasting, non cerca l'interazione. Eh, a tal proposito, mi appresto a concludere, è interessante vedere come ci siano invece alcune ASL che attivino delle forme di, che noi abbiamo definito eh, di empowerment del cittadino attraverso eh, promozione di particolari stili di vita, eh, di particolari campagne eh, che non usano le campagne ministeriali, ma sviluppano consapevolezza e conoscenza dei diritti su certi temi come l'obesità o altri che non sono nell'agenda ministeriale in quel momento o nell'agenda regionale. Poca gestione manageriale, ne parleranno anche, sicuramente anche quelli che mi, mi seguiranno, non ci sono social media policy, solo in sei casi, eh, spesso gestire social media è un'attività residuale che si somma a quelle che fa già l'ufficio stampa o altre attività, quindi non c'è una competenza specifica, non c'è un settore eh, che lo sviluppa. Quali le principali criticità? Ve ne dico una, poi magari ci ritorniamo nel dibattito. La paura di esporsi in piazza alla voce del cittadino. E, e l'altro la mancanza di risorse competenti, eh, abili a gestire il flusso di comunicazione social all'interno delle piattaforme grazie, io sono. Evidentemente avete capito che li ho terrorizzati prima di entrare perché avevano solo tre minuti, quindi sono bravissime, vi ringrazio molto. <ride> <ride> um, de detto, detto questo, sulle skill giustamente arriviamo. Tra un attimo eh, eh, il eh, Eugenio Santoro dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ha una ricerca che a me ha fulminato da un punto di vista che è molto importante e interessante. Poi vedremo come lo svilupperà. Insomma, però il tema è così come noi facciamo ampie e profonde valutazioni. Per l'efficacia e il vero valore dei farmaci, perché non facciamo altrettanto su tutto ciò che ha a che fare con la cura e che avviene nel mondo della comunicazione, lo scambio di informazioni, eccetera, eccetera, nelle app? E, eh, eh, e quindi, che cosa possiamo imparare a fare per affrontare eh, questa nuova fase della eh, produzione tecnologica a, a favore della salute? Ma l'avrò certamente detto. Uh, troppo in fretta, Eugenio Santoro. Grazie, grazie Luca per la, per la presentazione. Uh, sì, noi siamo come Istituto di Ricerche Farmacologiche, uh, arriviamo da una metodologia per lo studio dei farmaci che stiamo cercando di replicare appunto alle tecnologie. Perché le domande che ci poniamo sostanzialmente sono: intanto lo strumento. È validato, è certificato fa quello che deve fare, ma soprattutto quello che a noi interessa particolarmente è capire se quello strumento poi inserito all'interno di un processo assistenziale o di cura eh, risulta essere più efficace rispetto alle, eh, usuali, agli usuali mezzi che vengono utilizzati per risolvere quel determinato problema. Eh, faccio due, due esempi, nel caso per esempio delle, delle community o dei social network eh, si è visto per esempio che usati nell'ambito della promozione della salute, alcuni studi sembrano proprio dimostrare. Che uh, chi fa uso di questi strumenti, laddove l'informazione viene veicolata attraverso Twitter o Facebook, la possibilità di condividere questi contenuti da parte delle persone che soffrono di quella patologia o sono a rischio di sviluppare una certa patologia, pensiamo ad esempio agli obesi o, o, o alle persone che hanno bisogno di fare movimento, effettivamente riescono a gestire meglio la patologia se già malati o riescono a prevenirla eh, se non sono ancora malati modificando i propri stili di vita rispetto a chi invece segue le vie tradizionali. Per ottenere lo stesso risultato, questo è fatto attraverso eh, metodologie, metodologie rigorose della, della ricerca clinica, i cosiddetti studi randomizzati che evitano che eh, eh, alcuni effetti dati dallo strumento o dal farmaco siano eh, eh, pilotati in qualche modo da chi questi strumenti lo usa. Eh, sono, mh, per, per appunto, sintetizzare, metodologie molto, molto rigorose. Um, parlando delle applicazioni, esistono eh, diverse tipologie di applicazioni, oggi de, 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 se ne contano diverse decine di migliaia in ambito, in ambito medico. Molte di queste sono rivolte alla, a modificare gli stili di vita, in particolare la lotta alla sedentarietà piuttosto che uh, la, la lotta all'obesità. Um, ci sono ancora pochi studi, devo dire, fatti su pochi pazienti, eh, che però sembrano dare un, anche lì una dimostrazione del fatto che chi fa uso di queste uh, applicazioni ha la, uh, un minor rischio di incorrere in malattie che sono legate a, appunto, a sedi di vita non salutari, per esempio, diabete, per esempio, ipertensione, uh, per esempio, malattie oncologiche. Eh, la questione appunto eh, non è tanto legata a questa tipologia di applicazioni che necessitano dal mio punto di vista un maggior studio perché potrebbero essere davvero integrate una volta verificata che. Uh, sono, sono davvero efficaci in un percorso assistenz assistenziale, questo sì, eh, eh, gestito dalle, dalle uh, amministrazioni che si occupano di sanità. Penso per esempio alla possibilità di prescrivere un'applicazione da parte del medico per modificare i propri stili di vita su, su, su categorie di pazienti molto a rischio di sviluppare il diabete. Negli Stati Uniti per esempio questa è una prassi abbastanza consolidata. Um, la più preoccupante invece sono le applicazioni che... Non permettono di gestire questo genere di dati, ma sono vere e proprie applicazioni mediche. Qui il discorso si fa più eh, delicato eh, perché laddove vengono fatte diagnosi da, da parte delle applicazioni, laddove le applicazioni gestiscono dati clinici particolarmente sensibili che riguardano il paziente. Penso a quelle applicazioni che trasformano uno smartphone in un dispositivo medico, eh, capace di fare un elettrocardiogramma, capace di rilevare la pressione. Beh, bisogna essere assolutamente certi che quei dati che vengono rilevati sono gli stessi che verrebbero rilevati attraverso gli usuali strumenti. Ecco sotto questo punto di vista noi siamo molto preoccupati perché in Italia manca una normativa che permetta di certificare questo, nello specifico questo genere di applicazioni che potrebbero mettere i pazienti a serio rischio se eh, vengono utilizzate. Eh, cosa si potrebbe fare? Beh, Dal mio punto di vista gli organi istituzionali a partire dal Ministero dovrebbero cominciare a porsi il problema, già questo sarebbe un traguardo, e poi cominciare ad individuare un insieme di regole che negli Stati Uniti, per esempio la Food and Drug Administration, che è l'equivalente eh, degli organi regolatori in Italia, che potrebbero essere il Ministero piuttosto che l'Agenzia del Farmaco, hanno cominciato ad utilizzare normando... Proprio le eh, categorie di applicazioni che mettono il paziente a serio rischio, lasciando pure perdere le altre applicazioni dove il rischio è basso o nullo, ma almeno quelle ad alto rischio bisognerebbe fare qualche cosa. Grazie. Grazie Eugenio. Insomma, un, da, mettiamola giornalisticamente così: c'è la medicina ufficiale, c'è la medicina fai da te. Qui stiamo eh, modificando i confini tra queste cose, ampliando un, molto le possibilità. Eh, come ci raccontava Lovari, di eh, pazienti che si parlino tra loro, che si diano dei consigli con eh, ospedali e unità sanitarie locali che entrano in gioco troppo poco per governare e facil facilitare la qualità di questa informazione che circola e Santoro ci dice poi se ti metti un braccialetto o un iPhone che ti dice eh, di correre troppo oppure di fare troppa dieta oppure troppo poca e tu ti concentri sui risultati che ti dà questo device, considerandoli sufficienti eppure non avendo un, dei risultati controllati e comparabili con quelli ufficiali, lì si creano degli spazi per i quali eh, ci si può trovare anche eh, in una condizione peggiore e non migliore di quella che eh, abbiamo trovato e quindi su questo. Naturalmente eh, eh, il tema legislativo fa parte purtroppo di questo discorso, dico purtroppo perché è, eh, come sappiamo, sempre molto complicato eh, <coughs> esserne certi eh, eh, sul piano qualitativo e tempestività, ma insomma anche questo è il tema che dobbiamo eh, affrontare. Eh, arriveremo alla Camera come vedrete tra poco. Uno dei Rami che eh, era implicito nel discorso di Lovari era sì, le unità sanitarie devono intervenire, hanno una responsabilità per farlo perché i cittadini chiacchierano tra loro, hanno dei bisogni, hanno delle informazioni da chiedere, ci deve essere chi risponde. Eh, Francesca Sensini ci dice eh, quali sono le competenze, le persone le qualità eh, tecniche e culturali che sono richieste per stare dietro a questo sviluppo? Allora sì, ehm, parto dall'incipit della strategia per la crescita digitale eh, realizzata dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel 2014 che evidenzia che il 40% degli italiani non usa Internet e quindi diciamo, si pone un problema di domande e offerta fin dall'inizio, perché questo 40% chiaramente comprende cittadini e decisori da una parte e dall'altra. Quindi il tema della salute che eh, coinvolge il chiaramente tutti ha necessità di essere sviluppato accanto a una crescita delle competenze da parte sia dei cittadini e da parte anche di chi deve decidere e chi applica ehm, appunto questo. Questo tipo di comunicazione attraverso social media, web in genere, app o quello che è. E come eh, associazione UI Italy, ehm, che è riconosciuta dal CENE, che è il Comitato Europeo di Normazione, ehm, siamo stati riconosciuti come ente di standardizzazione dei profili web e eh, ab abbiamo creato, questa è la terza release nel, nello scorso anno. Eh, I web skill profiles, ovvero i profili professionali del web di terza generazione, basati su un framework che si chiama ICF, che è un framework europeo standardizzato appunto dal, dal CEN. All'interno di questi profili professionali ci sono una serie che sono in continua evoluzione. E tra cui la figura del community manager che è colui che gestisce community, non solo social ma tutte le reti sociali perché diciamo social media è abbastanza limitante do, dal punto di vista della comunicazione e interazione con i cittadini e, oppure il web content specialist o ancora eh, figure professionali comunque legate all'architettura di, di queste eh, Ehm, di questi mezzi di comunicazione fra eh, utente, cittadino e, ehm, e PA o comunque in genere imprese. All'interno eh, del, del, della strategia per la crescita digitale, del programma che è stato realizzato per la cultura digitale dall'Agenzia digitale, eh, ci sono questi profili, sono profili specialistici, sono competenze specialistiche inserite appunto nel programma e da poco L'AGID ha istituito anche un comitato tecnico scientifico mh, per la coalizione delle competenze digitali che, che fa parte del progetto europeo della Grand Coalition for Digital Jobs. L'obiettivo è chiaramente quello di far crescere le competenze digitali eh, attraverso la conoscenza di quello che c'è sul mercato, quindi, qualsiasi progetto interessante, locale, trasversale che rientra all'interno del, del, dello studio della coalizione per la crescita per le competenze digitali e ehm, da questo poi far mettere in connessione eh, i vari progetti chiaramente l'obiettivo è far crescere da una parte la pubblica amministrazione dall'altra le imprese e sostenere anche appunto, la crescita digitale delle imprese che in questo momento è molto importante e anche i cittadini Quindi, i temi diciamo, in campo sono tantissimi, gli obiettivi sono assolutamente ambiziosi, però sicuramente eh, è fondamentale che i decisori, come diceva prima Alessandro Lovari, abbiano queste competenze, perché se poi esistono dei bellissimi progetti, bellissime cose realizzate, ma chi decide non ha eh, la capacità eh, di, di scegliere in maniera corretta, poi si perde tutto nel nulla. Grazie Francesca eh, e quindi eh, senza caricarla naturalmente di responsabilità eh, non ha eh, Anna Masera che è qui come capo ufficio stampa della Camera dei Deputati eh, ci può raccontare come la vede dal suo punto di vista e soprattutto che cosa sta facendo la Camera in questo settore come camera, quindi ripeto, non l'organizzazione della camera, e lei fa parte di questo, non il sistema politico che abita la Camera. Prego. Ti ringrazio per non darmi a me la colpa delle mancanze di competenze della politica italiana. In quanto internet, innovazione e digitale. Però. Ehm, eh, da quando sono alla Camera, cioè pi più o meno neanche un anno e mezzo, eh, ho, ho conosciuto l'intergruppo innovazione alla Camera che è composto da deputati e senatori trasversali, quindi di tutti i partiti, che è un piccolo intergruppo, sicuramente non è enorme, però molto competenti e molto eh, impegnati, determinati a portare le tematiche del... Diciamo della rivoluzione digitale in tutti i settori, quindi dall'agenda dall digitale in generale ai, alla mancanza, al fatto che l'Italia è indietro rispetto al resto dell'Europa negli indicatori dell'agenda digitale, al, ai vari eh, argomenti specifici, cioè dal mondo dell'industria del turismo all'industria della sanità alla, alla scuola, ehm, ci sono. Purtroppo carenze enormi nel nostro paese e abbiamo cercato di organizzarci. Quindi loro sono molto in contatto con loro perché io sono responsabile della comunicazione alla Camera dei deputati e loro sono dei deputati, quindi sono al loro servizio. E quindi si è creato una, un bel team di lavoro per cercare di pianificare eh, delle campagne di sensibilizzazione dalla, da, nei confronti della politica, cioè degli altri deputati, degli, degli altri, delle altre istituzioni che ci sono. Che, eh, che spesso vengono alla Camera, tra l'altro portando convegni e incontri per, per uh, discutere i temi che stanno a cuore ehm, a chi li propone. Noi eh, facciamo una cosa diversa, cioè cerchiamo di organizzare eh, degli eventi eh, proposti da fuori, quindi non da, dall'istituzione, ma dai cittadini che fuori ci chiedono di organizzarli. E, e la modalità è o l'hackathon, se, se si parla di dati, o eh, la modalità bar camp, se si parla evento organizzato dal basso, dove ci si divide in gruppi di lavoro molto collaborativo. Si pubblica su Eventbrite, perché quello è lo strumento che abbiamo utilizzato ultimamente, eh, la, la call per chiamare chi è interessato a un certo argomento e chi vuole partecipa e propone come organizzare l'evento. E abbiamo fatto questa cosa con successo, devo dire, sia per l'agenda digitale che per, ehm, per, per il turismo, turismo e innovazione. Il prossimo che vorremmo fare. Uno dei prossimi che vorremmo fare è sicuramente quello sulla salute, sull'e-health, quindi salute e innovazione, che ovviamente comprende anche la parte comunicazione. Qui oggi stiamo parlando di comunicazione. Ovviamente si parlerà a tutto campo di cosa fa come fare per portare l'innovazione, quindi tutto, tutto quello che, che si è detto fino adesso, da, mh, dal fascicolo sanitario elettronico fino alla, alla promozione della salute per prevenire le malattie, alla gestione della, delle malattie, a come comunicare, diciamo. Eh, come le istituzioni possono comunicare e usare questi strumenti per mettere al centro il cittadino? Eh, questi temi, qua, sono temi che eh, vorremmo appunto, proporre come un, in un unico in, in giorno di incontro. Io non so ancora la data, probabilmente lo faremo a settembre. Mi piacerebbe, tra l'altro, l'invito tutti voi a partecipare. Sicuramente troverete poi. Quando sarà eh, scelta la data, eh, sarà resa nota a tutti, la pubblicheremo attraverso i canali social della Camera che abbiamo aperto. Abbiamo aperto Twitter, ma adesso apriamo, apriremo molto presto anche Facebook. Quindi, nel giro del prossimo mese ci sarà anche su Facebook la possibilità di comunicare queste cose. Abbiamo il canale YouTube, insomma, ci potete seguire sui social tranquillamente. Io sono a stretto contatto con alcuni di voi. Adesso qui al tavolo eh, Eugenio Santoro ha già partecipato ad altri eventi alla Camera. Vedo in fondo alla sala Piero De Dominici. Quindi, insomma, vedo diversi amici qui che sono, eh, insomma, mi aiutano molto a identificare sia i temi sia le urgenze. Eh, sicuramente, come dice la bravissima Francesca Sensini, il problema delle competenze e il problema del digital divide è il problema numero uno in Italia. Quindi, eh, sono appena reduce da un incontro che abbiamo fatto in sala dei notari su. Eh, la carta dei diritti eh, internet eh, che è stata presentata dalla commissione di studio eh, voluta dalla Boldrini, dal professor Rod Rodotta, a cui tra l'altro di cui è membro anche eh, Luca De Biase, eh, si, si è parlato di diritti in internet perché. Il diritto all'accesso a Internet è il diritto primario dei cittadini, quindi secondo me non si può parlare di salute e comunicazione eh, nell'era social, digital, mobile, app e tutto quanto se non si parla prima del diritto all'accesso a Internet. Quindi eh, io credo vorrei sensibilizzarvi a. Eh, andare a vedere questa carta dei diritti internet che è discussa alla Camera, non è, ancora, è una solo una bozza per adesso. Abbiamo fatto una lunga consultazione pubblica di cinque mesi che si è chiusa a fine marzo. Questa eh, carta, secondo me, è molto importante per portare e sensibilizzare la politica e portargli a conoscenza della, di quanto ancora, eh, quanta strada ancora ci sia da fare, e di quanti alcuni diritti siano proprio da difendere e, e da promuovere perché in Italia mh, non, non si è consapevoli neanche di questa mancanza di diritti che dovrebbero essere invece riconosciuti lo sono in altri paesi e quindi credo che questo sia mh, si intrecci con quello di cui stiamo parlando adesso grazie ...panel che poteva benissimo fare a meno di me perché andava alla velocità esatta e, al, e sul punto come meglio non si potrebbe e quindi anche da questo punto di vista complimenti oltre che naturalmente per i contenuti che erano tutti mi sembra molto centrati, ficcanti e collaborativi e, e intrecciati tra loro se ci sono eh, delle domande interventi dal pubblico questo è il momento per farli Uh, ovviamente i temi sono tutti eh, importanti e anche problematici, no? perché eh, la, 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 il divide culturale, il fatto che la qualità dell'informazione social network è da mh, guardare eh, con eh, attenzione e fare qualche cosa in proposito. Il passare a una pratica di valutazione dell'efficacia delle cose che avvengono lì, posto che sono parte della cura in un modo o in un altro, eh, sono parte della salute e quindi vanno prese in considerazione con la stessa attenzione. Che io intanto parlo per vedere se si alza una mano, perché se no vado a mia volta. Uh, uh, a fare delle altre domande ai nostri panelisti c'è cioè, in questo momento alz alzi la mano a chi vuole parlare se non volete parlare ditelo adesso <ride> eccoli là lì c'è un intervento Mi sentite? Sì. io ho una domanda per il dottor Lovari eh, rispetto alla comunicazione delle ASL o comunque delle istituzioni pubbliche che si occupano di salute nei social media anche se decisamente unidirezionale c'è engagement da parte del cittadino cioè rispondono, mostrano la necessità, la voglia di comunicare in questo modo con questi canali, scusi è più vicina a Sassari di lui lei, secondo me assolutamente, sì. però io sono il sud <ride> lui è il nord grazie grazie della domanda Sì, diciamo che eh, nella nostra osservazione, eh, noi abbiamo tenuto conto anche dell'engagement eh, relativo a ogni post, quindi abbiamo visto quanti like per Facebook, eh, quanti commenti, cose che non abbiamo avuto il tempo insomma, di riportare qui, ma che stiamo elaborando anche perché. Eh, vogliamo proprio capire come si sta muovendo il cittadino. Quello che reputo più interessante, però, al di là di dire qual è il tema che attira di più l'attenzione, è che eh, abbiamo notato come alcune ASL, io parlo soprattutto del campione della, diciamo così, della nostra indagine, eh, dicono che sono molto contenti del lavoro che stanno facendo quando lo focalizzano su specifici target, tipo eh, scegliere di entrare su Facebook eh, per prendere la quota di adolescenti e giovani ragazzi che non si informano più con uh, uh, campagne tradizionali, hanno difficoltà, quindi pensiamo alle malattie sessualmente trasmissibili o altri tipi di, uh, di temi e di promozione della salute. E lì c'è molta partecipazione, molta richiesta. Spesso i ragazzi hanno un po' di vergogna e quindi usano il messaggio privato su Facebook, nelle like page, quindi anche una modalità diciamo, più colloquiale in cui non si mettono, Uh, direttamente loro in uh, diciamo così uh, visibili in uno spazio pubblico che è scalabile come sappiamo e che quindi può portare anche problematiche di privacy. A proposito di questo, che è uno dei temi chiave che è stato dibattuto a questo Festival del giornalismo, uh, c'è un'azienda sanitaria che ci ha detto che hanno avuto molti problemi nel momento in cui loro diciamo likers. Uh, Uh, scrivono all'interno delle bacheche dati sensibili oppure nomi di, di, di dottori e questo è un grande problema che va studiato e affrontato nel momento in cui tocchiamo il tema della salute nell'ottica della comunicazione istituzionale. Engagement c'è, ma quando c'è un'ottima strategia, un piano editoriale e una focalizzazione strategica nell'uso di questi mezzi, se no è solo retorica dell'innovazione tecnologica. Sì, ci sono alcune nord-centro-nord, diciamo così, addirittura in alcune regioni c'è un coordinamento regionale in cui si stabiliscono delle regie per, per utilizzare i social, in sanità, uh, alcune pratiche di monitoraggio, uh, addirittura anche pubblicate sul sito web in cui si vedono gli engagement rate, pochissimo monitoraggio qualitativo, questo sì. Uh, ieri sentivo un dibattito. Si parla di metrica, ma metrica per la salute non è il numero di follower, e il numero di likers. Bisogna andare a lavorare un po' di più sulla qualità e capire qual è l'indicatore, come dicevano anche i colleghi prima al tavolo, della buona riuscita di questa operazione. Scuso Fin dall'inizio, perché sono arrivata purtroppo a pane all'iniziato, eh, però ho una domanda anche in merito a quello che diceva Anna Masera sul grosso lavoro che si sta facendo alla Camera. Eh, uno dei problemi grossi della salute, io parlo da giornalista che se ne occupa: è quello di avere un, una a disposizione gli di open data. Eh, uno, perché noi parliamo di sanità, ma dovremmo parlare delle sanità, no? perché ogni regione voi siete in Umbria, io vengo dalla Lombardia, fa da sé. E, e quindi la mia domanda molto semplice è se a livello di riflessione, di dibattito, lei ha parlato appunto di confronto con i gruppi eh, presenti alla Camera, non si pensa che ad esempio questa potrebbe essere una delle grosse funzioni di un Ministero della Salute che per effetto no, eh, della, eh, del, del federalismo sanitario, non ha più quei poteri di direzione e controllo, ma potrebbe avere il potere come dire, di promuovere, anche attraverso la conferenza Stato-Regioni, una messa in chiaro, messa in chiaro de, de, della grande e importante mole di dati sulla sanità che potrebbe aiutare anche noi, che quando dobbiamo toccare questo i datori non ci capiscono su questo. Eh, ma come fai a fare il pezzo? No? Non posso prendere solamente il patto per la salute, non posso prendere solamente il piano sanitario nazionale. Dovrei fare un lavoro di 30 anni, in cui, eh, co almeno con un pool, no? di, di, in cui da sola non, 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 non ce la si fa in una, non ce la si fa in cui si vanno a leggere no? eh, gli io pendeta sulla sanità e fare magari, magari si arriva a Open Sanità, chissà. Grazie. Sono d'accordo, sarebbe bellissimo. L'hackathon che abbiamo fatto sugli Open Data della Camera è stato proprio per eh, cominciare a dare l'idea alle istituzioni che possono aprirsi e aprirne ancora di più di dati, perché noi abbiamo dei, dei dataset aperti no? sul sito della Camera, ci sono anche gli Open Data del Senato, però effettivamente cioè, deve essere una cultura, questa è una cultura che manca, che deve espandersi a tutte le istituzioni e devono aprirli molti di più di dati. Cioè è un, un, è un argomento molto importante, però io vorrei passare la parola a Eugenio Santoro che su questo tema proprio è mh, competente. Ecco, scusate. Eh, sì, sugli open data, ma de de devo dire che in alcune situazioni eh, sono, sono disponibili eh, alcune open data, penso alla regione Lombardia, a, a diverse ASR di Milano e a diverse eh, entità della regione, ehm, eh, dove ci sono dati, dati che, mh, attraverso i quali eh, chiunque scaricandoli, analizzandoli può mettere in relazione. Eh, eh, beh, beh, determinate variabili con determinate patologie, eh, penso per esempio all'ambiente, l'inquinamento eh, nell'ambiente è messo in relazione con le patologie che vengono registrate eh, con il tipo respiratorio. Per cui c'è eh, questa idea dell'open data, sta passando anche in ambito sanitario. Sono ancora poche, devo dire, le informazioni, perché per esempio a me piacerebbe avere la possibilità eh, di mettere mano a quelli che si chiamano parametri di performance degli ospedali, gli indicatori ospedalieri, che sono quelli che dicono se un ospedale funziona o meno. Argomento che fino a un po' di tempo, è stato, fino un po di tempo fa è stato un argomento abbastanza tabù, uh, timidamente adesso questi dati cominciano ad essere disponibili, uh, però in maniera aggregata a me piacerebbe metterci sopra le mani per poter fare delle analisi più uh, articolate. Se posso soltanto un'ultima cosa, ehm, aggiungere una cosa a quello che ha detto Lovari prima a proposito dei, della metrica sulla comunicazione col cittadino. Eh, è vero, si possono calcolare il numero di like, si può calcolare l'engagement, ma alla fine la domanda è quello che gli stai comunicando, alla fine fa bene la sua salute? alla fine previene le malattie, che è tutto il discorso che sta dietro all'uso degli strumenti di comunicazione, compresi i social, per la, per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Perché se tutto questo poi non si raggiunge, di cosa stiamo parlando? Oh, ecco, per esempio, su questo eh, alcuni modelli di fascicolo sanitario elettronico, e questo tanto per sottolineare le differenze che ci sono nel nostro paese, hanno MyPage che permette al cittadino di aggiungere dei dati qualitativi e non soltanto della metrica o dei numeri. Quindi è chiaro che se noi riusciamo a portare all'interno della nostra pagina, in MyPage, i nostri dati qualitativi. Della gestione della salute e anche delle nostre percezioni, questo permette di avere uno scambio continuo con coloro che hanno problemi analoghi ai nostri o, se, o sentimenti uguali, analoghi ai nostri. E questo fa sì che, appunto, la metrica non sia più sufficiente, il quantitativo non sia più sufficiente, ma bisogna guardare piuttosto ai dati qualitativi. Sì, questo è. <coughs> tema dell'apertura dei dati e dell'aumento della qualità dell'informazione, è un tema che è vero in qualunque degli argomenti che viene travolto e affrontato dalla, dalla rete, dalle nuove tecnologie, ci stiamo domandando come <coughs> migliorare la qualità dell'informazione dappertutto e questo avviene certamente riqualificando eh, il contributo che fa l'autorità. Eh, dal punto di vista culturale, l'autorità dal punto di vista organizzativo, l'autorità dal punto di vista politico, in modo che si connetta con la realtà che è quella che i cittadini già stanno vivendo in rete, stanno sviluppando in rete. Quindi aumentare la qualità dell'informazione è una lunga strada eh, che però va perseguita con enorme attenzione perché la quantità... Tanto io come vedete parlo quando non ci sono particolari... Eh, mani che si alzano eccola là prego ieri qua al festival si parlava di cybercriminalità eh, e eh, quindi il rapporto con la sicurezza appunto delle proprie formazioni dei dati sensibili online eh, mh, appunto il, mh, alcune analisi fanno vedere che soprattutto a livello locale le ASLE, le aziende ospedaliere, sono quelle, eh, quegli enti che soffrono eh, soprattutto in, in, in ambito di eh, sicurezza informatica. Eh, e l'Italia spende, credo, forse 20, 20 euro eh, per abitante eh, in, in appunto, sicurezza informatica. Da questo punto di vista che cosa si, si farà? Io ho l'impressione che eh, il, il, la questione della sicurezza stia diventando adesso particolarmente rilevante in questo Paese. Naturalmente ci arriviamo con i nostri tempi, abbiamo il nostro ritmo storico classico. Eh, detto questo, il eh, lavoro che adesso stanno facendo alla, mh, alla Presidenza del Consiglio e eh, che eredita un paio d'anni di. Eh, lavoro sulla identità, sulla sicurezza dell'identità, eccetera, è, sta arrivando a maturazione. Eh, ho l'impressione che questo rinnovamento architetturale della presenza dello Stato nella rete, del servizio dello Stato ai cittadini attraverso la rete, abbia di fronte, francamente, un tre anni di riorganizzazione eh, e quindi. Eh, anche di problemi interpretativi eccetera. Uno dei problemi interpretativi è per esempio appunto, che cosa deve fare, è stato citato nell'intervento precedente il Ministero per coordinare eh, la comunicazione e cosa deve fare la Presidenza del Consiglio per co coordinare l'architettura con la quale vengono fatte, tecnologiche con la quale vengono fatte queste cose. È evidente che le regioni spendono troppo rifacendo le stesse cose dal punto di vista tecnologico eh, eh, che fanno altre regioni. L'architettura della quale abbiamo bisogno che ci farà risparmiare e aumentare la qualità del servizio sarà quella che consente il riuso delle tecnologie, la connessione tra i vari, eccetera, eccetera. Detto questo, è verissimo che tutto il tema della sicurezza dei dati sanitari è stato... Uh, considerato da un lato un argomento polemico nei confronti di Internet e dell'integrazione, dall'altro come un uh, luogo dell'innovazione ulteriore. Io credo che da questo punto di vista lo, lo vedremo, ma anche qui è una questione di tre anni che abbiamo di fronte di maturazione di questo concetto. Ho l'impressione che non sia proprio obbligatorio che la sanità eh, dal punto di vista delle informazioni e del funzionamento eh, della gestione sanitaria sia esattamente internet come il resto. Nel senso che come stiamo separando le reti che fanno funzionare le centrali nucleari, perché un attacco a una centrale nucleare può avere delle eh, conseguenze devastanti, è possibile e non si vede perché no. Al di là delle cose di comunicazione, cittadini, eccetera, ma le informazioni supersensibili che i medici devono usare per controllare, eccetera, eh, quello non, non si vede perché debba essere nella stessa rete alla quale accede eh, qualunque genere di persona, comprese le poche ma pericolosissime persone che si occupano di terrorismo. Peraltro, se qualcuno ha, 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 da questo punto di vista, bisogno di dire qualcos'altro, eh, ne sono convinto che, che si può aggiungere. Eugenio, no? No, no sono, sono, sono d'accordo, cioè che questo genere di dati eh, certamente devono stare su reti iperprotette che non sono internet. Mm. Cioè, se c'è un, una cloud che controlla i pacemaker, eh, insomma, sarà meglio che non sia... Piratabile, ecco un bello scenario per concludere. No, d'altra parte è così. No, ma scusate, qui noi siamo sempre quelli che considerano ciò che sta avvenendo e che ha delle conseguenze come una cosa che riguarda altri perché abbiamo sempre un atteggiamento del genere. Adesso mi sto occupando dell'urgenza e poi il resto lo vedremo dopo. Ma se è vero, come è vero che l'intelligenza collettiva guidata dall'intelligenza artificiale sta cominciando a prendere la capacità di fare diagnosi e di prendere eh, delle decisioni con una percentuale d'errore inferiore a quella che mediamente hanno i medici, questo è uno scenario sul quale dobbiamo discutere. Non sta succedendo niente, non è una questione che ci debba spaventare. Ne dobbiamo parlare prima invece di farci travolgere dai fatti dopo. Eh, e questo tipo di argomentazioni insomma, ci dimostrano che è, è, è sempre più necessario prevenire il, il dibattito oltre fare prevenzione mentale e culturale, oltre che eh, farmaceutica e di salute eh, le due cose convergono un'ultima domanda, eccola là Eh, una domanda per lei eh, rispetto all'indagine che avete svolto. Eh, le ASL che hanno avviato questa attività utilizzano pagine, gruppi, profili? Qual è la modalità eh, più frequente? Personalmente sto facendo una sperimentazione da qualche anno e ho eh, da poco subito eh, la trasformazione del profilo a pagina. Eh, per me è stata un po' devastante perché mi ha fatto perdere cinque anni di lavoro in cui io, mh, facendo degli eventi, delle iniziative di promozione della salute, eh, documentavo eh, gli eventi con i commenti per far capire il senso di quello che si stava facendo. Ecco, in un battibaleno un processo appunto di cinque anni che <ride> mi è venuto un po' a mancare e quindi ecco sto cercando una formula migliore per poter continuare a fare promozione della salute attraverso la rete. A mio avviso il gruppo mi dà, eh, la, partecipazione, mh, più, eh, mi dà la partecipazione degli utenti che, 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 che a, afferiscono al gruppo perché propongono in particolare iniziative di cammino, il piedibus all'interno eh, in, in varie tipologie. E lì trovo che eh, c'è la possibilità di esprimere da parte del, eh, dei membri del gruppo parecchia insomma, propositività, parecchia partecipazione nella, nella costruzione delle iniziative. Grazie. E, da quello che emerge dall'indagine, principalmente si tratta di pagine nel momento in cui si tratta di presenze istituzionali, quindi ASL, D, ULS, D, eccetera, eccetera, sapete, insomma, si chiamano tutte in maniera un po' diversa. Eh, molti ci hanno detto proprio di questa trasformazione da, da, da profilo personale a pagina, alcuni l'hanno sofferto nelle interviste in profondità come lei, questo, questo passaggio, ma è un passaggio che come lei sa e molti di voi sapete è obbligato da Facebook, eh, parlando di Facebook. E quindi qui si apre un grande problema nel momento in cui la comunicazione pubblica istituzionale eh, si va a articolare all'interno di piattaforme proprietarie. Quali sono Facebook, Twitter e altre. Quotate in borsa, le affordances della piattaforma cambiano le modalità di relazione e comunicazione. Quindi noi non dobbiamo rimanere. Cioè, quello che deve fare il comunicatore è di capire come mai deve andare lì e far vedere come si sta evolvendo la sua comunicazione. Però siamo un po' schiavi diciamo di dei cambiamenti di Zungebang e altri che ci dicono si sì, puoi mandare il messaggio privato, non ce lo puoi mandare, eccetera, eccetera. Abbiamo notato una presenza di gruppi per specifiche attività o di coordinamento, ad esempio genitori di ragazzi disabili all'interno di una ASL e quindi una volta che c'è il contatto attraverso le pagine, poi questi sottogruppi portano avanti delle attività singole, legate, come diceva eh, il collega Santoro, anche a prevenzione della salute e altre attività, oppure legate proprio a particolari soggetti con disabilità. Um, capisco la frustrazione del comunicatore pubblico che si trova, diciamo, andar via un po' la memoria digitale di quello che ha fatto. Eh, ritengo che sia anche importante da una logica di uh, verifica e di monitoraggio perché poi serve anche al comunicatore pubblico per andare a dire al proprio direttore guarda sto facendo questo e lo sto facendo bene. Eh, bisogna diversificare sulle piattaforme, intendo dire lavorare sui social ma anche integrarlo con altri strumenti online e offline. Su questo le cose funzionano, eh, però ricordiamoci che sono spazi privati, non sono autogestiti, noi ci investiamo, diamo i nostri contenuti, se le forme cambiano eh, noi sottoscriviamo un contratto e siamo obbligati a, a muoverci sotto, sotto quell'aspetto lì. E, lei è quella che noi definiamo una Maverick, cioè un'innovatrice dal basso. E è chiaro che il Maverick può trovare altre nuove soluzioni per comunicare e relazionarsi con il cittadino. Certo, no, Andiamo eh, alla conclusione facciamo le ultime sì, sì, sì. prese Lovari eh, è corretto e non l'ha detto ma il Ministero della Salute non ha una pagina Facebook eh, <ride> e non ha un profilo su Twitter e io credo che in un'epoca in cui peraltro parlo di vaccinazione infantile l'Unione Europea e l'OMS ha certificato che da noi l'anno scorso c'è stato un rating di vaccinazione infantile molto più basso rispetto a agli anni scorsi e i movimenti anti vaccinazione infantile si muovono molto sui social, che non ci siano canali social da parte del ministero, io francamente lo trovo incomprensibile. Eh, perché, ancora una volta, il cittadino più avanti delle istituzioni, posso Scusi. Sì. Volevo fare una domanda Lovari Io eh, buongiorno. Eh, volevo sapere se nella vostra ricerca avete preso anche in considerazione una stima delle risorse che vengono dedicate dalle amministrazioni eh, sanitarie, dalle aziende sanitarie per gestire questa quota della comunicazione, perché spesso uno dei problemi è proprio questo, e cioè la mh, qualità e la quantità di risorse che si riescono a dedicare alla comunicazione in senso lato e a questo tipo di comunicazione più specificamente che è una comunicazione che nelle nostre aziende tuttora rimane qualcosa di innovativo e di come avete visto come con la collega che mi ha preceduto eh, di nicchia, quindi volevo capire se avete fatto anche una valutazione virgolette economica e, e quale quantitativa sul piano economico Ci puoi anche Francesca può dire qualcosa su questo. prego per quello che riguarda la ricerca, nell'intervista in profondità abbiamo parlato di aspetti manageriali, quindi di risorse destinate alla gestione dei social. Ma ci siamo interessati non tanto dei budget, sinceramente parlando, ma soprattutto della, delle, delle, delle risorse uomo, delle, quindi quante persone ci lavorano, quanti addetti, quanti consulenti. Eh, quello che emerge è ancora, come dicevo, una sperimentazione intraprendente dove c'è una buona volontà. Ma ancora sempre per usare i solita mergel, c'è ancora da mettere ordine sul caos. E quindi dove sono partite le esperienze? Perché o c'è un direttore generale che ha deciso di investire e aveva una competenza anche, oppure un ufficio comunicazione, un ufficio stampa che avevano voglia di sperimentare e buttarsi. Spesso ci sono stagisti, questo è l'elemento abbastanza sconvolgente nella logica del comunicatore pubblico, nel senso che non ci sono le competenze dentro queste ASL si prende uno stagista scienze della comunicazione per difendere anche i nostri corsi di laurea e, e altri corsi di questo tipo e si affiancano per aprire dei social e alla fine che succede? Lo stagista termina e l'ASL, la come emerge dalle interviste, non usa più la pagina, ci sono due ASLA, non vi dirò di dove, che uno è morto, il poverino, riposi in pace, eh, l'addetto che gestiva la pagina, l'altro è stato trasferito non aggiorna i contenuti da sette mesi. Parliamo di pagine istituzionali, questo è quello che noi dobbiamo cercare di combattere, non è obbligatorio essersi su social, bisogna gestirli in maniera strategica, ma non abbiamo trattato la parte economica perché lì entreremo in un annoso dibattito che da posto 150 guarda eh, la quota budget della comunicazione pubblica. Bene, stiamo andando verso la conclusione, eh, chi ha parlato di più è, è, si è espresso, Francesca vuoi aggiungere su questo cosa vedi per le ehm, competenze che può succedere e migliorare? Da, perché lo stegista è allora, un'ottima idea per lo stagista. Sì, magari lo stegista, cioè, nel senso che poi mh, capita, è capitato anche, questo non c'è nella ricerca, ma insomma... Cioè, capita che eh, un account nasca, poi rimanga lì perché nessuno conosce più la password per accedere, e rimane vivo, cioè il problema è che poi non esiste neanche la, la decadenza, cioè quell'account rimane lì e nessuno sa come cancellarlo, queste sono gravissime. E qui la competenza digitale, diciamo, mh, oltre ad essere necessaria, mh, è chiaro che eh, mh, da parte de dei decisori ci deve essere una strategia di comunicazione precisa, Assolutamente. E soprattutto io diciamo, mi occupo di comunicazione pubblica in primis, quindi eh, ci tengo particolarmente che eh, chi svolge questo lavoro abbia le adeguate competenze, al di là della 150, che comunque eh, è una legge, quindi si presume debba essere applicata, però abbia le adeguate competenze digitali per eh, poter stare anche sui social, come fuori, con eh, la giusta conoscenza della comunicazione e i principi della comunicazione. Grazie. Okay. Bella. Ma semplicemente che questo problema del potere, dell'informazione, dell'avere dell l'informazione è nel nostro Paese da... ci fa riflettere sul ruolo dei professionisti della sanità. Hanno una paura, mi verrebbe da dire, fottuta, di questi strumenti. E perché non hanno la conoscenza e la competenza, e qui Francesca è stata molto precisa, per poterli utilizzare. Quindi non c'è skill, non ci sono gli skill per poter arrivare a gestire pienamente questo. Quello che io sostengo nella nostra ricerca è che. In effetti, per esempio, il fascicolo sanitario elettronico, i social network ded dedicati sono empower non solo per il cittadino, ma anche per coloro che gestiscono la salute, medici e amministratori. E io credo che finché non si arrivi a una conoscenza, una competenza, una consapevolezza di questo, non raggiungeremo mai l'obiettivo. Ma il dato che ha detto uh, all'inizio Francesca è indicativo, il 40% non accede a Internet. E quindi da lì si parte. Bene, direi che il discorso, come avete visto, è particolarmente ampio. Il Vicepresidente, vuole darci un, uh, un, un incoraggiamento. Allora, siamo, siamo arrivati in fondo a questo discorso. Il prossimo, in questa sala, uh, è un incontro su giornalismo e pubblicità separati in casa punto di domanda io vorrei che eh, si togliesse quel punto di domanda ma vedremo che cosa ci racconteranno e vi auguro di continuare questo festival per i prossimi giorni arrivederci